Cari amici tutti, ciao, la buona serata e voglio presentarvi una mia stronzata moderna. Questi qui sono quei motori che io pensavo, ordinandoli da Amazon, volevo metterli su l'aspiratore là dietro da me. Adesso vediamo se si vede, ecco, si vede meglio il fumo, il fumetto, vabbè, vedi che fuma il fumino qui. Il mio amico Alessandro di Varese dice che lui non fuma, ma guarda che fuma. Questo vi ricordate anche la soluzione che hanno straguadagnato sopra. Allora ho detto come utilizzare sta affare. Niente, mi è venuta sta pallida idea di prendere un pezzo di gomma. Questi sono motori piccolissimi, come vedete. Adesso provo a vedere se ve lo faccio in radicolo. Ecco, ok. E gli ho messo un po' di colla sia lì che ha tre attacchi. Adesso vediamo, ve lo faccio vedere da dietro. Che sono gli attacchi poi che vanno qui, vedete, nei buchini lì, e ho detto ma beh, questo basta tirarlo, si stacca. Di conseguenza ho detto perché non fare in modo che questi fumini, così viene distribuito meglio nella stanza. Allora adesso attacco elettricamente il motore. Aspetta che voglio staccare lo zoom perché non me lo mette a fuoco, ecco, così un po' più. Attacco il motore giustamente gira, che cosa fa? Si aspira, adesso non si vedrà perché quello che esce da lì lo aspira e lo butta fuori da questa parte di qua. Di conseguenza aiuta l'ambiente a essere profumato. Se lo stacchiamo, ecco che vediamo il fumino che riprende, capito? E niente, un'idea, una stupidata. Una delle mie tante idee, ogni tanto non so che minchia mi salta nella testa di fare, e allora ho pensato di utilizzare questa cosetta così. L'avete già visto? Sì, potrà sembrare ingombrante o tutto su sti cavi, ma rimane in un angolo là che non dà fastidio a niente, non fa altro che deodorare. Poi se uno lo volesse mettere in un punto dove non si vede, fa il suo profumino e buonanotte. Ok, un saluto a tutti, oggi siamo al 5 del 5 2017, qui il tempo vola. E stiamo invecchiando sempre di più. Ciao ciao, buona serata.